Namaste, io sono East Brave, benvenuti ad uno sneak peek un po' speciale su un gioco che è appena uscito e che è gratis su Epic Store, quindi proviamolo. So it has come to this. Good men, torn from their kin, to rage and spill the blood of other men's foes. But we will not be forgotten. Wow. And our names will inspire the mighty to rise. Sì, giochiamo a Troy e Total War Saga. Questo è un gioco che appunto è uscito nel 2020. C'è già un'espansione qua sotto, la vedete, quella delle Amazzoni. È un gioco della seconda Total War Saga che c'è. L'altra si chiama Kingdoms of Britannia, o comunque Britannia, ambientata in quel periodo lì, e fa parte della mega serie lunghissima di Total War, che è una mia grande mancanza. Personalmente non ho mai giocato a pieno ai vari Total War ed è una pecca che pian piano vedrò di colmare, e visto che è gratis possiamo provarlo, proviamolo, perché magari ci sono tanti di voi che sono fan della serie e potrebbe essere il modo giusto questo gioco per potermi mettere all'interno di questo mondo molto particolare, anche se effettivamente dal punto di vista gameplay credo sia leggermente diverso rispetto a un Total War. Tra l'altro io sono fan ad esempio di Total War Warhammer, che ho in parte giocato, ma è una cosa fighissima. Sono due mondi che a me, che io adoro, quello dello strategico e quello di Warhammer, che si uniscono, e quindi sicuramente prima o poi volevo provarlo, ma per mia come si chiama, pecca, non sono un fan degli strategici in tempo reale. Mi piace di più quella quando c'hai tempo per pensare, e quindi insomma è una paura che ho, ma spero di poter andare avanti. Quindi qua la prima cosa che non vi ho fatto vedere e che vi chiede se siete la prima volta che giocate, io ho messo proprio super base, così mi spiegherà tutto quanto quello che c'è da sapere. Siamo con queste impostazioni grafiche, poi cosa posso farvi vedere, che il gioco è completamente in italiano. La lingua credo sia in inglese, avete sentito anche dall'introduzione, credo anche il resto. A me piace abbassare leggermente la musica rispetto al resto, proprio perché mi piace sentire bene la voce. Questi sono i vari comandi che spero che impareremo durante la coda, un po' di contenuti extra, filmati e robe varie. Ma adesso iniziamo una nuova campagna. Parla di Troy, quindi della guerra di Troia e dei suoi protagonisti. Quindi c'è Achille, c'è Agamennone, c'è Ulisse, oppure c'è Menelao. Ciascuno di questi ha una difficoltà. Vedo che Menelao era re di Sparta, Achille è il condottiero dei Mirmidoni, giustamente. Poi c'è la parte più semplice, la parte facile, che sarà quella che faremo con Agamennone, che è il re della spedizione dei greci Achei, che vanno contro Troia, e qua c'è Ulisse. Quindi è tutto dalla parte dei buoni, almeno come sono trattati all'interno dell'Iliade, mentre i troiani sono i cattivi. E ovviamente abbiamo il signore di Itaca, Ulisse, con la sua scudino qua, che è molto difficile, ma è anche molto poco vestito rispetto agli altri, che sono belli più pesantucci. Andiamo pure con... ho detto i Danai... o Achei, credo, non so perché li chiamano anche Danai, e da questa parte invece ci sono i troiani con Ettore, il campione di Troia, il principe di Troia, un altro principe di Troia che è pari del figlio di Priamo, che è il re,
Poi c'è Enea da questa parte, quello che poi avrà un ruolo nel fondare Roma in certo senso. E da questa parte c'è Sarpedonte, re di Licia. Questo non l'ho mai sentito, o meglio comunque abbiamo comunque tutte e due le fazioni. Quindi andiamo con Agamennone e vediamo che cosa succede. Il testo è un po' piccolo, infatti ho lo schermo abbastanza lontano, quindi me lo avvicino leggermente così cerco di essere a posto. Fazione, re degli uomini, scegli degli eroi in cui assegnare delle cariche della tua corte, gli eroi che nomini ricevono dei bonus e donano gli effetti a tutta la fazione, essere a corte fa aumentare la motivazione di un eroe, legge del più forte persuadi e costringi altre fazioni a diventare i tuoi vassalli, i vassalli ti obbediscono e ti pagano, madonna quanta roba, c'è tanta roba, se io faccio così scorro in giù, ci sono gli eserciti, eroi, protettore, difensore, eccetera eccetera, unità speciali, guardie di Agamennone, i compagni di Agamennone, i giavellottisti leggeri, gli eroi, cioè tutto quello che succede all'inizio della guerra di Troia. Il re dei re Agamennone, appunto, è il re di tutto quanto, è il re che sta sopra gli altri re, che è una cosa interessante. Da questa parte c'è la Grecia, questa è Troia con Priamo, Enea, Ettore e Paride, quindi c'è Priamo. E da questa parte c'è Sarpedonte, mentre da questa parte siamo noi Agamennone, qua sopra c'è Achille, qui c'è Diomede, Agapenore, ok, Euristeo, Menelao è qua, Diomede è di qua, ed è qua c'è Ulisse che sta nell'isola di Itaca, che è da quella parte, è amichevole. Quindi hai anche le relazioni con gli altri. Campagna, ottieni bonus di felicità e mantenimento dell'esercito. Le armate nemiche potrebbero attaccarti precipitatamente se sei in superiorità numerica. Battaglie, le forze nemiche hanno il morale e le statistiche di combattimento più basse e sono dunque più facili da sconfiggere. Ah, qua stiamo ancora pre-partendo. Possiamo anche selezionare Achille, Ulisse, che giustamente lui dice, mi riprendo quello che è mio, perché lui è il marito di Elena di Troia, che poi appunto è diventata innamorata di Paride, che effettivamente assomiglia molto a quello del film, tra l'altro. The gods have plans for me, both noble and divine. Bellissimo. Mi piacciono un sacco le voci già così. Comunque Agamennone. Ah, stavo vedendo che c'è la cosa diversa. Ognuno ha una cosa diversa. Qua è diventa una leggenda. Qua è riporta Elena a casa. Qua è Salpa. E qua è Agamennone. Quindi anche quello è bello. La posizione del webcam in questo momento è quella. Poi adesso vediamo se spostarla. Comunque partiamo. Questa è la condizione di vittoria. Condizione vittoria, distruggi la prima fazione tua antagonista, occupa il radio al sole, saccheggia 100 insediamenti diversi, totale attuale 0 di 10, assumi il controllo dei seguenti insediamenti che siano di tua proprietà, vassalli o 0 alleati, Troia, Micene e Cnosso. Ok, quindi vittoria omerica e vittoria definitiva. Quindi vittoria omerica, che è quella che è all'interno dell'Iliade, assicurati che le seguenti fazioni vengano distrutte, quindi deve morire Ettore, deve morire Paride e dobbiamo distruggere Troia. E mantiene almeno il 60% dell'influenza sulle province, giustamente buone. Mantiene il controllo su questo insediamento Troia. Quindi questa è quella storica, diciamo, almeno quella letteraria omerica, come vi ho detto. E invece questa è tutto. Disintegra tutto, perché disintegriamo anche Cnosso, che è in realtà l'isola di Creta, che non è che c'entrasse più di tanto con la cosa. Comunque, impadronisciti di Troia, andiamo. Sono proprio curioso di vedere come si svilupperà il gameplay. Siamo marionette nelle mani degli dei. O invochiamo l'influenza divina per giustificare le nostre folli scelte. He's taken her! He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight. Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Viene presentato tantissimo come un telefilm sta cosa. La fuga di Elena ha ferito profondamente l'orgoglio acheo. Re Menelao otterrà la sua vendetta e suo fratello avrà la sua guerra con Troia, proprio come previsto dagli dei.
Il possente re Agamennone di Micene guarda con ardore ad est verso Troia, dalle imponenti mura della sua capitale. Quindi abbiamo questa partenza fighissima. Bello, bello, ma anche strano che abbiamo sia il doppiaggio in italiano che il doppiaggio in inglese. Forse dipende da esattamente la tipologia. Vedremo in game cosa succede, perché questa è ancora la parte introduttiva e sono proprio curioso di vedere cosa succede. Ovviamente se volete che la serie continui eccetera, scrivetemelo nei commenti, che voglio sapere insomma a quanti sul canale piace questo gioco e se merita insomma fare qualcosa. Poi da sneak peek lo farò passare effettivamente all'episodio 0 della serie, l'episodio 1 della serie, che diventa qualcosa di figo. Agamennone dall'ampio potere, una sola è la risposta al rapimento di Elena, ed è la guerra. Certo, bello che li vediamo giganti sulla mappa. Your foolish passion has doomed us. Fear not, noble cousins, I stand with you. Bellissimo. Questo è un grave insulto alla dorata Micene. Arruola gli altri sovrani achei. La follia di Paride potrebbe convincerli ad appoggiare la creazione di un grande impero acheo. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. Tuo fratello Menelao conterà sul tuo pieno supporto durante questa grandiosa impresa. Paris of Troy must pay! Incazzatissimo Paride. Assicura il tuo potere a casa prima di imbarcarti per iniziative oltremare. I guerrieri di Tirinto dichiarano guerra ai tuoi alleati e vassalli a Tresene. Osano sfidare la tua fama e il tuo potere. Continua la tua espansione mentre ti assicuri che i troiani paghino per l'insulto perpetrato a te e a tuo fratello. Ok, bellissimo lo sfondo con questa cosa qua, molto molto bella. Credo che la posizione della telecamera sia anche abbastanza corretta. Adesso cominciamo a capire effettivamente come funziona questa cosa. Magari molti di voi sapranno già tutto quanto, ma io veramente cerco di impararla. E ovviamente se avete consigli eccetera, scriveteli. Continua la tua espansione mentre ti assicuri che i troiani paghino per l'insulto a te e a tuo fratello, che effettivamente è Menelao. Effetti della fazione. Micene, re degli uomini. Agamennone controlla i suoi domini con la prudenza del bravo amministratore. Gli eroi a sua disposizione possono essere assegnati a certe cariche governative per aiutare i tuoi sottoposti. La legge è più forte. Agamennone può rendere altre fazioni tuoi vassalli. Ok, chiudi. I nemici inviano guerrieri a devastare le tue terre e saccheggiare città, ma forse sottovalutano la tua potenza. Marcia su di loro, combattili e fagli vedere chi comanda. Ok, in questo caso abbiamo una prima missione, chiamiamola così. Abbiamo, allora, vediamo un attimo le risorse velocemente. Abbiamo la tesoreria con le risorse che sono cibo, legname, pietra, bronzo e oro. Poi abbiamo qua sommario della fazione che ci fa vedere a che punto siamo e quali sono le nostre statistiche varie. Ok, e fin qua ci siamo. Poi abbiamo decreti reali, diplomazia, volontà divina, re degli uomini e legge più forte. Ah, proprio c'è un menu apposta. Puoi nominare fidati assistenti che ti aiutino a governare Micene. Mm-hmm. Nessun altro re è in grado di condividere le responsabilità in questo modo. Ok, quindi questo è la caratteristica di questo personaggio, che ha dei menu appositi. E qua possiamo decidere di utilizzare le nostre cose da questa parte. Stessa cosa con questo. Agamennone. Sei il signore degli uomini. Coloro che conquisti ti serviranno come vassalli. Saranno costretti ad obbedirti senza domande e pagare tributi quando lo ordini. E quindi qua io posso chiedere agli altri. Quindi immagino che un Achille, invece, che non è un governante ma effettivamente un guerriero, fa una cosa diversa. Allora, sconfiggi il nemico. Sconfiggi un esercito di questa fazione Tirinto, che sono quelli che hanno questo simboletto qua. In questo caso abbiamo questo che è
Plistene? Esercito nemico, clicca col tasto sinistro per ispezionare. Ok, adesso capiamo pian pianino. Descrizione: i guerrieri fondali di Tirinto avanzano con le loro armate e ora sono una minaccia per le tue terre e per i mezzi di sostentamento della tua gente. Mobilita l'esercito e sconfiggili in battaglia. Gli eserciti saranno a difendere le città alleate e attaccare città con eserciti nemici. Puoi selezionare un esercito cliccando nel tasto sinistro, mentre nel tasto destro puoi spostare o attaccare. Ricompensa 250 di cibo e 80 di forza. Ok, clicchiamo qua e qua mi fa vedere anche proprio come si sposta e tutto quanto. Quindi in questo momento, allora, così zoomiamo, così abbiamo VSD, abbiamo Q per girare. Quindi questo è il mio esercito, che è compreso di 90 spadaccini, 90 milizie, 90 lancieri, 90 un'altra legione di 90 lancieri, 90 lancieri giovani e 60 giavellottisti. Ciascuno di questi ha una cosa diversa. Qua prevede comunque abbastanza così. Ma proviamo ad andare a combattere? E quindi adesso abbiamo lo schieramento in battaglia. Zeus è onnisciente, ma tu non lo sei. Sarebbe saggio studiare tutte le opzioni prima di scendere in campo. Oh, bene. Opzioni di ingaggio come la scelta di attaccare o ritirarsi appaiono subito prima dello scontro sul pannello pre-battaglia. La forza degli eserciti coinvolti è indicata sulla barra equilibrio di potere. Per determinare automaticamente l'esito della battaglia puoi selezionare l'opzione risolvi automaticamente e puoi scoprire le opzioni pre-battaglia. Quindi io posso dire ok, risolvi, risoluzione automatica, abbiamo possibilità. Vedo perdite alleate previste medie, perdite alleate nemiche previste alte e abbiamo una vittoria di misura, quindi prevedono che vincerò. Combatti battaglia oppure abbiamo ritirata. Andiamo a fare un combatti battaglia, andiamo sul campo. Nessuna divinità della tua parte, ci sono anche le divinità. E Agamennone, gli dico ok, pilota sta roba. Loro hanno 1, 2, 3, 4, 5. Noi siamo in 6 unità, sì. Facciamo combatti? Andiamo sul campo? Adesso voglio vedere proprio come funziona questa cosa. E calò come fa la notte. Battaglia di Tirinto. Battaglia contro Tirinto. E quindi abbiamo il caricamento effettivamente della mappa di gioco. Quindi bello che c'è questa... Credo ci sia anche negli altri Total War questo doppio piano. E c'è un piano che non è a tempo reale, che è questo qua di pianificazione. E poi andiamo in battaglia vera e propria. Poi io sono uno che ha giocato a Centurion per Amiga tantissimi anni fa e effettivamente questo ci assomiglia molto come impianto. Ovviamente parlo da neofita del genere, quindi da quel punto di vista lì dovete scusarmi, ma cerco di imparare insomma di volta in volta. Omero Iliade, allora, noi abbiamo dei lancieri che immagino sia un'unità da lontano perché hanno il triangolino. Queste sono unità in corpo a corpo. Come forza attaccante puoi aspettarti che le condizioni meteorologiche siano più favorevoli prima di iniziare l'offensiva, giusto? Possibilità rimaste 3, meta attuale nebbia. Visibilità ridotta, le unità nemiche sono nascoste dalla nebbia quando sono molto distante. Proviamo ad attendere. Asciutto, nessun fattore negativo, vai. Schiera l'esercito. Siamo in tempo reale? I tuoi guerrieri sono pronti a servirti, attendono solo i tuoi ordini. Allora, i miei guerrieri, questo sono io e questo è lui. Quindi vediamo un attimo come funziona il discorso. E vediamo anche quanto vicini possiamo andare per guardarli. Possiamo vedere le singole unità, fighissimo. Devo anche imparare un po' questi controlli che non sono proprio facilissimi o diretti più che altro. Allora, qui abbiamo dei frombolieri. Dietro abbiamo degli schermagliatori e poi dei lancieri che sono lì. Qua dietro ci sono dei lancieri. Non vedo altre unità in questo momento, ma ce ne sono almeno due. Io potrei prendere questa altura qua per lanciargli giù qualcosa. Io parto invece da qua dietro con i miei giavellottisti. Posso selezionarvi e dirvi di andare. Ah no, posso mettervi da qualche parte. Io voglio mettervi qua sopra. Vi metterò. Fai in modo che la foresta ti favorisca. Fai in modo. I tuoi guerrieri possono attraversarla come fantasmi, lasciando il nemico ignaro del vero pericolo. Ok. Utilizza la copertura garantita dal fogliame. Certo, adesso lo facciamo. Allora, selezioniamo tutti gli altri. E li muoviamo qua.
Solo unità di avanguardia possono essere schierate al di fuori dello schieramento. Ah, perché voi siete in avanguardia. E allora posso mettervi a voi qua. Ok. E voi andate bene qua. Come faccio a muovermi? Gli dico ok. E adesso gli dico inizia battaglia. Inizia battaglia. Allora voi venite di qua. Tu vieni ancora un po' più avanti. Schiera le tue truppe con cura. Valuta quale formazione potrebbe essere la più vantaggiosa e posiziona così i tuoi guerrieri. Voi riuscite ad attaccare? Allora, voi venite qua. E voi venite qua. Voi dovete venire dentro però, ragazzi. Non so se sto facendo giusto, però. Più che altro perché siamo tutti dalla stessa parte. Allora, voi venite qua, poi Agamennon e le milizie. Venite qua. Mentre voi tre venite qua. Credo di cominciare a capire qualcosina. Voi riuscite ad attaccare? I tuoi eroi hanno abilità e vantaggi unici. Sì, tanta roba. Attenzione ai loro attributi e lascia che alimentino la loro rabbia, così che scatenino le proprie capacità sul nemico. Attacca. Ok, stanno scappando via. Abbiamo un'iscrizione adesso, a quanto pare. Sì. Aiuto. Vabbè, ci sparano addosso. Charge! Ma giusto per far vedere la figata, anche se perdono mi frega. Correte! Giustamente loro vanno in retromarcia. La morte arriva dall'alto come le frecce di Apollo. Fai in modo che i tuoi guerrieri si proteggano dai tiri nemici o cerca e distruggi la causa del pericolo. Aha! Va come se menano. Allora, rivediamo un attimo da qua. Sono indietrissimo con alcuni. I nemici si spezzano come giunchi durante una tempesta. Attaccali mentre fuggono come bestie. Questo. Vabbè, solo nella battaglia più semplice di tutto ho fatto proprio un attacco diretto di quelli cattivi. Quindi voi siete qua. Agamennon è qua da solo. Che cos'hai di bello Agamennon? Salute. Ah, mi fa vedere tutte quante le varie cose. I miei sono un po' morti qua e là, ma direi che sono preso abbastanza bene. Voi sparate qua. I tuoi guerrieri stanno perdendo fiducia. Questi stanno inseguendo quelli. Qua ci sono, c'è il grosso della battaglia. Qua si stanno attaccando a vicenda loro. E voi andate contro questi. Voi state inseguendo questi. L'avete distrutta comunità. Durante quasi una battaglia, la rabbia dell'eroe cresce. La collera di Ares manifesta. La rabbia concede potenti abilità. Più l'eroe ha esperienza, maggiori sono. La gruppa ritira. C'è tanto da imparare. Condottiero! Sta attaccando direttamente lui. Guardate che figo. Sono stati messi in fuga. Agadangada. Accerchiati, adesso li distruggiamo. C'è talmente tanta roba a schermo in questo momento. Attacca, che a me non è. Sono messi tutti in fila questi.
Ta, attacca qua. È bello che questi neanche li utilizzate. Date qua per favore, spadaccini. Il nemico ti attacca dal fianco. Allontanalo. Questi li stiamo bersagliando adesso, sì. I tuoi guerrieri si stanno radunando. Ah, mi fa vedere il loro movimento. Questi si sono radunati qua. Ah, ci abbiamo un combattimento uno contro uno, attenzione. Quanta roba. Che figata il combattimento uno contro uno qua. In mezzo alla battaglia. Fico fico. Questi stanno scappando. Quelli stanno scappando. Siamo tutti qua noi? No. Voi andate contro questi. Questi stanno inseguendo questi. Siete rimasti voi due qua. C'è il mossa speciale? Qua sta inseguendo tutti. E ce l'abbiamo fatta? È bello tosto da imparare, eh. Comincia ad essere stanco tu, vero? Au! Allora, voi vi state ancora picchiando. Sì. Attenzione a quelli più che altro. Ah, qua voi siete rimasti. Quindi voi andate contro questi. Questi due si stanno ancora menando. Si sente il profumo della vittoria. Sì, abbiamo quasi vinto. Ecco che arrivano le mie truppe. Qua c'è qualcosa, qua siete voi contro voi. Vittoria. Possiamo terminare la battaglia quando vogliamo. Terminiamo la battaglia, dai. È vinta la battaglia, tuttavia non festeggiare troppo perché gli dei non vedono di buon occhio chi si avvicina così tanto alla sconfitta. Effettivamente ci ho messo tanto a farla, ma perché sono veramente la prima battaglia in assoluto su Total War. Spero di avervi dato una piccola capsula di quello che può essere questo gioco da un neofita come me, che effettivamente ha tanto da lavorarci su. Ma intanto volevo far uscire un video subito per dirvi appunto che il gioco è disponibile gratuitamente sull'Epic Store, se ce l'avete tanto meglio. E questo è quanto, insomma. Abbiamo perso 146 uomini su 500, lui ne ha persi 300 su 400, quindi direi che eravamo ben messi almeno da questo punto di vista qua. Abbiamo disintegrato, come potete vedere, quasi tutta la parte, ma anche Agamennone stesso ha rischiato parecchio la vita, quindi già per la prima battaglia è tostino. C'è molto da fare, secondo me, dietro le quinte di studio, più che altro, per cercare di capire questo gioco. Mi sono divertito, però vi devo dire che ho ancora questa sensazione da... devo imparare, devo tanto imparare, e quindi può essere comunque una cosa interessante. Fatemi sapere, ovviamente, nei commenti tutto quanto. Direi che possiamo fermarci qua per adesso, perché... aspetta! Hai trionfato. Ora devi decidere il destino dei prigionieri catturati in battaglia. Ecco, vediamo questa Puoi cosa punirli qua. Punirli per aver preso le armi contro di te o scegli. Quindi possiamo decidere se vite scambiate, spargine il sangue. Questo mi dà 200 alla tesoreria. Questo è uccidili ora, oppure questo è reclutali. Unità reintegrate, no, questi lì. Ciao. Ok, quindi abbiamo chiuso la battaglia.
Puoi addestrare nuove reclute per aumentare le tue forze e rimpiazzare i caduti. Sarà una lunga guerra e i tuoi avversari radunano le forze. Sarebbe saggio occuparti dei tuoi eserciti in risposta. E ovviamente c'è tutta anche la parte, qua c'è la battaglia di Tirinto appunto che abbiamo fatto, e hai ottenuto l'abilità armatura, insomma ci sono parecchie robe da vedere. Il nemico ucciso in battaglia, abbiamo ucciso Plistene, e adesso possiamo andare ad esempio su Tirinto, oppure possiamo cliccare su il nostro personaggio e premere spadaccini. Ok, ho bisogno di curarlo e tante altre cose. Posso accorpare anche l'unità, questa posso rinominarla e tante altre cose, congedarle eccetera eccetera. Insomma, di lavoro ce n'è parecchio e sembra un gioco molto divertente, ma anche molto meccanico e da capirlo di volta in volta. Però spero vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, fatemi sapere, ho veramente bisogno di sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se vi piacerebbe una serie, se contribuireste a una serie, se siete fan di Total War e volete anche insegnarmi qualcosa, ben venga. Ci vediamo alla prossima, io sono Ace the Brave, namaste, be brave.